Di nuovo insieme SOS Arezzo TV ritroviamo Beppe Marconi e il grande Palmiro che abbiamo conosciuto l'altra sera. È lui. Allora, la televisione purtroppo, anche quella digitale, non ha ancora la funzione di far sentire gli odori. Perché se fosse possibile far sentire gli odori, perderemmo tutti i nostri telespettatori. E noi invece gli odori li abbiamo sentiti per loro, a 50 metri prima di arrivare. Quindi per farli, compatisco queste case. Ci siamo sacrificati per farli sentire. Siamo in via Fonte Branda? No. Dove siamo? Qui in via Buonconte da Montefeltro. L'incrocio con via Fonte Branda, dove... Qui vediamo che abbiamo notato questo, diciamo, questa fossettina che più avanti è tutta coperta da vegetazione tagliata. Poi spostandoci qui vediamo questo acquatrigno e una puzza che è incredibile. Voi pensate, quando viene un temporale qui, che siccome essendo tutto intasato, chiaviche comprese, il livello di questo buttino, come si può dire in aretino, si alza e va a finire nel manto stradale. Ah sì, c'è un odore insopportabile, e guarda, poi... veramente indescrivibile questa cosa. Abbiamo fatto una lottizzazione qui a monte qualche anno fa, e come minimo gli dobbiamo far mettere dei depuratori, non essendoci un fognone. Quindi scaricano direttamente tutti i liquami delle fogne di queste abitazioni che sono state fatte in mezzo alla strada, perché qui non c'è fognone, non c'è niente. E qui rimane tutto fermo, che non scorre, qui non scorre niente. Sì, qui è tutto poco. Fermo. Oh no, qui è tutto fermo. Qui la merda impera, guarda, proprio merda. Diciamo che siamo... La merda impera. Io non capisco l'ASL come possa permettere questa cosa. Lo sa l'ASL, come fa a saperlo? Allora, facciamo, sicuramente, guarda, quelli che stanno qui, che non ci campano, sicuramente fra puzzo e zanzare qualcosa avranno qui detto. Perché di Vespa. Se passa anche una macchina dell'ASL, anche col finestrino aperto qui, non so, anche se un'infermiera va a fare una medicazione a casa, apre il finestrino, credo che si senta, non c'è problemi di... Come minimo dovrebbero obbligare alla lottizzazione di mettere un depuratore in modo tale che escano acque chiare, e non questo luridume qui. I problemi sono due: il primo, che scaricano, cioè direttamente non c'è depurazione, quindi no, arriva tutta la fosse biologica, va direttamente qui. E secondo, forse non dovrebbe manco venire qui, penso, o no? Assolutamente no, qui non c'è il fognone, perché dovrebbe esserci il fognone, perché il fognone parte da sopra il bioetantria verso Tregozzano, e qui non c'è il fognone, quindi di conseguenza va tutta a dispezione. Ma qui dispezione non va, perché il fosso si trova alla strada, tutto intasato, e questo è il risultato. Guarda che merda che c'è fino a piace, senti, a tuo agio. Non ci si trova il puzzo. Abbiamo capito. Effettivamente, cioè, poi basta vedere la lattina che galleggia in questa... questa roba veramente una cosa vergognosa. Questa non l'abbiamo mai vista, una cosa mai vista, una cosa del genere. Guarda, è una cosa vergognosa. E qui siamo alla periferia della città, non è che siamo a 20 km. No. Qui dico a 200 metri c'è la piscina. Quindi siamo vicino alla piscina. Il mare di Arezzo, cioè guardate il Duomo, la cattedrale, che la vediamo anche da qua. Quindi siamo veramente in città, dai. Poi qui volevo dire, non è una questione di essere polemici con quello o con quell'altro. Qui è una questione di prendere dei provvedimenti molto seri e urgentemente. Perché qui siamo nella malaria. Questa è malaria, non è. Qui è pericolosa. Malaria, colera. Guarda, lo vedi lì che scorre? Vedi leggero, sì. Che continua, sta buttando. Malaria, tifo. Ma secondo te come fa ad arrivare qui? Dal fosso, vedi che c'è il fosso lì? Il fosso qui arriva a quest'angolo qui e poi c'era in qua. Là sicuramente l'hanno coperto, perché hanno tagliato. Per capire anche l'odore. Per capire anche l'odore, e qua veramente qua non ce la fa. Beh, insomma, qui ci vuole un intervento urgente, diciamolo pure. ASL, comune di Arezzo. Non lo so. Bisogna che si intervenga. Ma io penso qualcuno, qualche rimostranza, qualche lamentela, qualcosa avrà scritto, perché questo è veramente indicibile che oggi nel 2016 una città che si dice civile abbia questa situazione qui. È veramente vergognoso. No, assolutamente, bisogna che, insomma, io penso qualcuno gliel'avrà segnalata, dai. Sì, penso di sì, perché noi anche all'ultima riunione che ci hanno convocato a Tregozzano abbiamo parlato anche di questa cosa. Col comune? Con il comune, c'era l'assessore Camurrini, poi c'era il geometra, l'ingegnere. L'avete portato? Qui. Hanno visto tutto, sanno tutto di tutti. Il discorso cambia. Qui è una questione urgente questa. Non è una buca in una strada che ci metti il bitume e finisce il discorso. Questa, qui si prendono delle malattie, non si può scherzare. Non ci si sta, è a disagio stare qui. Sì, ma senti proprio che ti dà noia. Fa veramente schifo. Sì. E forse
prima di fare il boulevard si può fare queste cose qui. Eh sì, dai, il boule, come l'hai chiamato? Boulevard. Boulevard. Qui ci vuole... Ha detto qualcuno dalla carta stampata che voleva boulevard e l'amministrazione va subito boulevard e non fa queste cose qui per la salute dei propri cittadini. Lasciamo perdere. Grazie Palmiro, speriamo che qualcuno intervenga urgentemente. Buona serata. Ciao.